fondi strutturali. Buongiorno, ci vediamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio. Dopo il consiglio però state buttando giù. Non facciamo che conosci i ragazzi, state buttando giù. Presidente, ma la barra ci vediamo dopo. Stavolta non sbagliamo bouton. Un programme très ambitieux de réforme, en même temps qu'il a dit clairement qu'il respecterait toutes les obligations au niveau européen. Et donc, je crois que c'est essentiel pour la confiance en Italie et pour la confiance dans l'ensemble de l'Union européenne que, bien sûr, musica per le nostre orecchie. Abbiamo sentito parlare di lavoro flessibile, di giustizia giusta e di meno spese con meno tasse. Siamo pronti quindi a sostenere questo programma a partire dalla forte rivisitazione delle spese pubbliche per una forte riduzione della pressione fiscale. Molti propositi, ma attendiamo Renzi alla prova dei fatti. Ricette concrete se ne sono sentite poche. L'Europa deve cambiare strada e credo che anche le elezioni europee daranno un forte segnale a una burocrazia che ha portato il continente su una strada sbagliata. Abbiamo sentito l'intervento del Presidente del Consiglio. Sembra che abbia parlato poco di quello di cui avrebbe dovuto parlare, probabilmente non ha letto l'ordine del giorno del Consiglio europeo al quale va a partecipare. Ma oggi il Presidente del Consiglio è venuto a spiegarci, diciamo, con parole sue le slide sui provvedimenti. Riteniamo, diciamo, insoddisfacenti, poi nel merito dei provvedimenti avremo altri modi, ma le posizioni che oggi sono state espresse per quanto riguarda la preparazione del Consiglio d'Europa. No, oggi no, nessun passo in avanti. Io ho segnalato la necessità di cancellarlo. La Lombardia è una regione virtuosa anche da questo punto di vista. I comuni lombardi hanno risparmiato 8 miliardi e mezzo che potrebbero utilizzare per far ripartire l'economia, che purtroppo non possono spendere per colpa del patto di stabilità. Un tema che Renzi conosce bene, avendo lui definito questo patto patto di stupidità. Quindi gli ho sollecitato a fare una cosa che lui ha annunciato di voler fare e di voler fare rapidamente, ma oggi nessuna risposta. La nota sarà il tema in Europa oggi? No, il patto di stabilità interno è una questione tutta interna. Ma direi che per il momento è un lavoro in progress, nel senso che non c'è alcun accordo, ovvero che bisognerà ancora valutare le proposte del governo. Da parte nostra il sostegno del Senato delle Regioni, la Camera delle Autonomie, chiamatela come volete, ovvero la possibilità di avere questo contraltare che rappresenti poi il territorio, il federalismo reale e concreto. Da parte mia ovviamente ancora spingere su quello che è la vera spending review, l'applicazione dei costi standard che libererebbero circa 30 miliardi di euro all'anno che oggi sono dedicati a sprechi reali. Abbiamo ovviamente evidenziato quelli che sono i punti più significativi su cui pensiamo che si debba andare rapidamente a degli atti di riforma. In primo luogo il riconoscimento di una piena autonomia agli enti locali, che passa per una ridefinizione del rapporto sia fiscale sia finanziario, con superamento del patto di stabilità. Ma penso proprio di sì, è un marchio di successo, è un brand di successo, mai mollare i marchi di successo e i brand di successo come la Coca-Cola.